Si infittisce il giallo sulla donna scomparsa a Salemi. La denuncia è stata fatta dall'ex compagno, l'allevatore Rosario Scianna, proprio il 5 febbraio, ma in realtà non sappiamo quando sia scomparsa. Qui siamo davanti ai cancelli della casa dove abitava con il suo attuale convivente, Vincenzo Caradonna. La casa è stata sequestrata prima ancora di essere indagato, perché Vincenzo Caradonna adesso è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. In questa casa viveva, come vedete qui, Angela, e sono arrivati i carabinieri del RIS di Messina e i cani molecolari a setacciare questa casa e anche un'altra casa sequestrata sempre a Vincenzo Caradonna, ma pare che il RIS non abbiano trovato resti insomma, che possano condurre alla donna, però ovviamente pare, perché ovviamente le indagini sono abbastanza segrete. Sulla vicenda quindi c'è il massimo segreto istruttorio e intanto gli inquirenti continuano a cercare la donna. È stata cercata un po' ovunque, hanno setacciato anche parecchie zone di campagna, nelle campagne tra Salemi e Gibellina, hanno perquisito la casa dell'ex compagno con la quale Vincenza ha avuto due figli e che ha proprio denunciato la scomparsa. L'ex compagno Rosario Scianna, allevatore, ha giustificato la denuncia appunto raccontando agli inquirenti che era preoccupato perché la donna, secondo quanto ha raccontato lui, veniva picchiata e maltrattata da Caradonna, tanto che Rosario Scianna pensa proprio che a far del male alla sua ex compagna fosse proprio Caradonna, come così è convinto anche il figlio, Rosario e il figlio Francesco Scianna. La donna ha anche un altro figlio che si chiama Nino e vive a Bari. La donna tra l'altro è originaria di Bologna, sono 9 fratelli tra fratelli e sorelle e a quanto pare era una donna comunque benestante, perché era stata adottata, pare, da suo padre, che adesso non c'è più, il padre adottivo, fosse un medico abbastanza facoltoso, e pare che abbia lasciato ad Angela parecchie quasi tutta l'eredità, quindi parecchi soldi. Poi ha conosciuto proprio Rosario Scianna, l'allevatore, a Bologna. Lui si trovava lì in vacanza, si sono innamorati e si sono trasferiti qua, e Angela ha costruito con i suoi soldi una casa in campagna. Questa casa pare che fosse contesa con i figli, tanto che nel novembre scorso la donna Angela è andata proprio con i carabinieri di Salemi presso l'abitazione sua di campagna a Salemi per un'esecuzione di sfratto nei confronti dell'ex compagno e dei figli. A quel punto c'è stata, a quanto pare, una furiosa litigata e poi Angela si è convinta a lasciare le chiavi proprio a suo figlio Francesco, dove viveva, ma a quanto pare la donna doveva proprio trasferirsi con il suo compagno Vincenzo, che voleva anche sposare, doveva trasferirsi proprio lì, e proprio per questo pare che con il figlio non si parlasse più da novembre. Questo mi ha detto anche il figlio, intervistato da me per il giornale Sicilia, mi ha raccontato proprio che con la madre non avevano più rapporti da fine ottobre, e quindi il mistero si infittisce sempre di più. Adesso Silvia Facciotti, la PM che ha in mano l'inchiesta, sta vagliando l'ipotesi di due telefonini che sono stati appunto sequestrati nella casa di Caradonna, ma Caradonna pare che avesse detto che questi telefonini appartenevano ad Angela. Quindi adesso verrà incaricato un perito che andrà a fondo per capire, perché magari ci potrebbero essere nuovi indizi proprio su questi due telefoni, potrebbero essere anche un modo per capire, per risalire ad Angela. Qui, come vediamo, c'è il portone dove viveva, il portone principale.